Jonborn ragazzi, poche cazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo Bar Sport. Non ci sarà la sigla perché come potete vedere sto registrando con il cellulare perché la mia videocamera è ancora in assistenza. Ma detto questo andiamo a vedere la giornata di Serie A e ovviamente nel contempo, si dice nel contempo, comunque insieme vi dirò anche i miei pronostici che ho fatto nel weekend per vedere come sono andati. Partiamo ovviamente dalla prima in classifica, la Juventus che ha vinto per 2-0 contro il Chievo e qua è andato tutto benissimo ragazzi. Io ora metto le pronostiche, ma vi farò vedere come è andato veramente tutto benissimo. Perché avevo consigliato l'uno secco per la Juventus, preso. Avevo consigliato l'under 3 e mezzo, preso. Avevo consigliato il multigol da 1 a 3 gol, preso. E il risultato esatto per la Juventus 2-0, preso. Ho visto una Juventus che comunque è stata molto, molto cinica. Me lo sentivo proprio che finiva 2-0, che sarebbe finita 2-0. Semplicemente perché? Perché la Juventus, quando c'è la Champions, prima della Champions, diciamo, gioca discretamente, gioca tranquillamente. Si prende la vittoria, si mette sul 2-0 per stare tranquilla, insomma, di non prendere gol alla fine. E poi comunque si porta a casa questa vittoria, anche molto importante perché gli permette di rimanere a più 6. Dybala gioca bene, Higuain fa una doppietta. Questo ragazzi è anche un sinonimo importante di come Higuain sia un gran giocatore. Perché? Perché non segnava da una vita in campionato, proprio da una vita. Eppure con questi due gol già si porta a ridosso dei primi due che stanno a pari punti, ovvero Belotti e Dzeko per la classifica marcatori, e si porta a terzo, sopra gente come Immobile, come Kalinic, come Mertens, come tutti quelli che, come Icardi, tutti quelli che abbiamo elogiato, diciamo insomma stessero facendo una buona stagione a differenza di Higuain che non segnava da una vita, e con una doppietta Higuain si porta davanti a tutti questi. Poi di Roma e Napoli ho fatto il post partita, ma vi dico qualcosa veloce. Il Napoli vince per 0-3 contro la Lazio, risultato che ci, cioè no, vittoria del Napoli che ci sta, risultato che non ci sta troppo perché la Lazio, e ve lo dico da romanista, ha giocato anche discretamente bene. Però c'è da dire che il Napoli secondo me si è meritato la vittoria. Ovviamente le partite si decidono per gli episodi, in senso se quel pallone non fosse entrato, se quella palla fosse passata. Però insomma il risultato alla fine è quello che conta e il Napoli ha vinto 0-3 contro la Lazio, che vaffanculo la Lazio, penso sia la squadra che veramente mi fa più dannare, perché quando la tifo perde, quando non la tifo vince, santi Dio. Comunque ti farei un parolone, comunque io anche qua mi pare che sia andata bene per Lazio-Napoli, vabbè insomma più o meno avevo consigliato l'over 1,5 preso, l'1x a favore della Lazio non preso, però il multigol 2-3, cioè 2 o 3 gol preso. Il Napoli vince per 0-3, distrugge la Lazio, gli chiude i sogni Champions perché a questo punto va a più 7 dalla Lazio, la Lazio quindi chiude qua le proprie ambizioni per la Coppa dalle grandi orecchie, e il Napoli si riporta a meno 4 dalla Roma, Roma che batte per 0-3 il Chievo. Sono contento che qua ho fatto il post partita. Sì, il Chievo, il Bologna abbiamo battuto 0-3. Il Bologna, anche qua abbiamo fatto il post partita. Comunque anche a Bologna-Roma ho preso tutto. Ho preso l'over 1,5 della Roma, sì. Il 2 secco, sì. Il 2 più over 2,5, sì. E il gol di Dzeko, sì. Dzeko fa un gol a porta vuota. E sono contento così perché mi fanno ancora più godere, ragazzi. Quest'anno ne ha fatti veramente pochi di gol a porta vuota. Qualcuno qui sotto dice ancora, che no, ha fatto solo gol a porta vuota. Mi fa godere che ha fatto un gol a porta vuota per far parlare, lamentare quelli che dicono che Zeca è una pippa. Sono contento così. Fra l'altro la pippa ha fatto anche un assist de Cristo alla Totti per Salah con lo scavetto verso l'egiziano proprio a scavalcare la difesa, e Salah che ha fatto un altro bel gesto atletico, ovvero il pallonetto, quindi sono proprio contento, godo. Per cui, e vinciamo 0-3 a Bologna. Vittoria importante perché c'avevo paura della trasferta a Bologna. Il Bologna ci ha dato sempre da penare, ragazzi. Sempre, in realtà andiamo a Bologna, torniamo a casa con le ossa rotte. Per una volta, finalmente, sono contento, siamo riusciti a vincere tranquillamente. Il Bologna ci ha anche provato nel secondo tempo, c'è da dirlo. Ha preso un palo, ha fatto qualche tiro centrale a Szczęsny. Però comunque, per me, magari non il risultato, perché poteva essere 1-0-2, diciamo un pochino meno drastico. Però la vittoria della Roma è più che giusta. Poi andiamo a vedere che c'è qua, l'Inter crolla a Crotone, qua ho preso solamente la quota media, l'under 3,5, ma ragazzi è impossibile, l'Inter ho deciso che non me la giocherò mai più alle schedine, mai più, l'Inter mai più, mai più, cioè ragazzi non è possibile, ma come cazzo si fa a Crotone? Ora allora facciamo i complimenti al Crotone perché ha giocato benissimo, al primo tempo poteva pure cioè, chiuderlo 4-0 perché ci ha avuto una miriade di occasioni, poi nel secondo tempo ovviamente sarei stupido a dire il contrario, l'Inter avrebbe meritato il pareggio perché si è giocata una porta sola, il Crotone spazzava il pallone qua e là, non voleva entrare la palla, e questo è ovvio. Però c'è da dire che sono contento per la vittoria del Crotone perché riapre il campionato per la Serie B. Il Crotone va a meno 3 dall'Empoli e questo mi fa molto molto felice.
felice perché finalmente vedremo uno sprint finale un pochino più divertente. Fa una doppietta Falcinelli. Io questo dicevo ai tifosi dell'Inter, a quelli che mi seguono dell'Inter: è inutile che voi continuate a dire compreremo Manolas e forse lo comprerete, compreremo Bernardeschi e forse lo comprerete, compreremo Insigne, Calleon, Gesù, la Madonna. Una squadra si fa dalle fondamenta. Quest'anno avete comprato Gabigol in attacco, che mo vabbè lasciate sta che non prende, non trova posto, e ci avete come terzini D'Ambrosio e Santon, o comunque Ansaldi, o comunque Cacatopo. Avete comprato João Mario a 40 milioni, che a me piace tantissimo, però facendo questa spesa fra João Mario e Gagliardini 70 milioni, che sono due buonissimi giocatori, avete lasciato in difesa di fianco a quel poraccio di Miranda che fa ogni settimana la partita di Cristo, uno fra Murillo, che comunque è un ottimo panchinaro e non è un ottimo titolare, e Medel, che non è un difensore centrale, che lo puoi mettere in una partita, lo puoi fare come De Rossi, una partita, due partite, ma dopo basta, non gli puoi fare tutta la stagione difensore centrale. E i limiti tecnici si vedono, è inutile che mi dite no. Metti uno grintoso, con la cazzimma, però lo metti difensore centrale alto 1,20 m, che non è ruolo suo, prima o poi si vede. Comunque, l'Inter adesso si fa superare dal Milan. Milan che vince in scioltezza 4-0 contro il Palermo, partita dominata in lungo e in largo. E il Palermo è stato anche stupido, secondo me, ragazzi, perché queste sono partite che il Palermo può perdere anche 10-0. I punti li deve fare in altre partite. E tu sul 4-0 per il Milan, Gonzalez, difensore centrale titolare del Palermo, non puoi prendermi il rosso, perché sennò rischi di essere veramente un beota, perché ora salterai la prossima partita e questo sarà un problema molto molto serio. Comunque, segna Bacca e sono molto molto contento. Fa un gol di Cristo Deulofeo. Questo, ragazzi, è un bel giocatore, così come un bel giocatorino Pasalic. Pasalic e Deulofeo sono due giocatori che fossi il Milan cercherei di riprendere in tutti i modi e maniere. Non so se sono per Deulofeo credo proprio di no. Deulofeo non ha il riscatto, però per Pasalic non so se il Milan può opzionare il diritto di riscatto. Comunque sono due che cercherei di portarmi per il Milan del futuro. Bacca comunque fa un gol, anche se mi fa dannare, ce l'ho al fantacalcio, ho visto la partita, si è mangiato tipo una cosa come 10 gol, parate, tiri fuori, parate, stavo proprio a smadonnare. Però comunque Milan vince 4-0 in scioltezza e questo è quanto basta. Per quanto riguarda i pronostici che vi avevo dato, ho preso la quota facile 1 se così, ho preso l'over 2,5 sì, non ho preso entrambe le squadre segnano, non ho preso entrambe le squadre segnano, però ho preso il gol di Bacca, sì. Successivamente andiamo a vedere l'Atalanta che pareggia 1-1 con il Sassuolo. Qua, ragazzi, ho preso solamente l'over 1,5 perché l'Atalanta mi ha deluso, perché pensavo vincesse contro il Sassuolo, un Sassuolo che non ha più nulla da chiedere. Però d'altra parte devo dire anche che comunque un pareggio contro il Sassuolo ci sta, perché il Sassuolo non è l'ultima delle arrivate, è una bella squadra, gioca bene, e comunque per l'Atalanta un pareggio si può accettare. Addirittura stava perdendo e ha ripreso la partita proprio alla fine, un punto ci sta, per cui continua questa corsa verso l'Europa. C'è da dire, avrete notato senz'altro, che questo è il momento in cui si spacca la Champions dall'Europa League, con le prime tre, cioè Napoli, Roma e Juventus, che vincono tutte. Quelle sotto, che comunque stavano in Europa, in zona Europa, prima di questa partita, ovvero Atalanta, Lazio e Inter, che non vince nessuna. Il Milan che vince supera l'Inter e la supera entrando quindi in Europa, e la Fiorentina che accorcia. Fiorentina che accorcia perché pareggia con la Sampdoria 2-2, Sampdoria che si dimostra sempre l'ammazza big della stagione, quindi complimenti a loro. La Fiorentina comunque... ho parlato con qualche tifoso della Fiorentina, mi ha detto: secondo te non meritavamo la vittoria? Allora, diciamo di sì per occasioni create, cioè per chi ha visto la partita lo sa, cioè la Fiorentina ha preso due pali, Babacar si è mangiato un gol al 94esimo che poteva essere 2-2, il 3-2, però c'è da dire che il pareggio è arrivato proprio all'ultimo minuto, frutto di una disattenzione difensiva della Sampdoria. E non solo, diciamo anche che Sosa innanzitutto ha sbagliato tutta la formazione come sempre, cioè mettendo Carlos Sanchez in un ruolo che non gli compete, mettendo Milic a centrocampo, non mettendo Kalinic. Ragazzi, questo allenatore per me se ne vuole andare de corsa, altrimenti non ci sarebbe altra spiegazione, perché giovedì la Fiorentina non ha la Coppa UEFA, non ha l'Europa League, quindi il turnover sinceramente non lo capisco, soprattutto adesso che devi spingere sull'acceleratore. Però la Fiorentina facendo 2-2 contro la Sampdoria, e poi a parte, aspetta un'altra cosa, e poi la Fiorentina, c'è da dire che comunque in fase difensiva ha fatto tanti di quegli errori che dire che meritava una vittoria in un campo difficile come quello di Genova contro la Sampdoria, secondo me no, perché tu per vincere, per portare a casa i tre punti
contro la Sampdoria. A Genova deve fare una partita perfetta. E la Fiorentina ha fatto tutto tranne che una partita perfetta. Comunque un punto lo prendono, è un punto d'oro. Perché? Perché accorcia un punto sull'Inter. Non perde troppo il Milan di vista. Settimana prossima ci sarà il derby fra Inter e Milan. E qualora dovessimo vedere un pareggio e la Fiorentina dovesse vincere contro l'Empoli, andrebbe a meno 3 dal Milan e a meno 1 dall'Inter, riaprendo quindi anche la zona Europa League. Poi, aspetta, io per quanto riguarda il pronostico avevo consigliato segno ospite sì preso, X2 preso e 2 secco non preso, perché la Fiorentina non ha portato a casa l'intera posta in palio. Poi, per lo sconto salvezza Pescara-Empoli, qua ho preso parecchie cose, ho preso l'under 2,5 casa, sì, ho preso l'under 3,5, sì, ho preso l'X2, sì, diciamo che mi aspettavo una partita bloccata, verso il Pescara, perché era Empoli-Pescara, comunque vedo un Pescara un pochino più voglioso di fare, l'Empoli ha staccato proprio la spina e ora rischia, meno male che per loro che l'Empoli fa un punto, perché non avesse fatto questo sarebbe addirittura a più 2 dal Crotone che ora sta lottando, partita molto molto mogia, però diciamo che entrambe si stavano a cagare sotto perché a entrambe servivano punti. Invece mi sarei aspettato una partita un pochino più viva, una partita più proprio nel vivo del gioco, perché comunque una squadra come il Pescara, che ormai non ha più niente da perdere, puoi anche perdere, tanto ormai è finita, ma andrei a giocare 100% e a vincere 4-5-6-0, in modo che comunque, cioè senza fare 5-6 coppa magari ne prendi anche 4, però devi portare a casa i 3 punti perché so d'oro. Poi, che è rimasto qua? È rimasto Cagliari-Torino e Udinese-Genova. Parliamo prima di Cagliari-Torino. Per me è una delle partite più belle della stagione, hanno giocato entrambe benissimo. Questo va a sottolineare come entrambe le squadre abbiano un potenziale offensivo della Madonna, ma una difesa veramente, veramente scabrosa. Abbiamo visto parecchi errori difensivi, ma tanti, tanti affondi offensivi. Per quanto riguarda la schedina, io avevo consigliato l'over 1,5 preso, il gol entrambe le squadre segnano preso, e poi il multigol 2-3 no, perché ne hanno fatti 5. L'avevo consigliato giocare anche segna Belotti, e Belotti sinceramente ha segnato, quindi ne sono contento. Belotti segna, riaggancia Dzeko in vetta alla classifica capocannonieri, quindi complimenti anche a lui. Il Torino che vince per 3-2 sul difficile campo di Cagliari, perché vabbè, difficile manco troppo, però insomma fare una trasferta a Cagliari è sempre difficile, va avanti 3-1, poi quasi si fa riprendere. È stata una partita bellissima, è stata la gol della Madonna, fatti tutti da fuori area, quasi tutti gol veramente molto belli, o di testa o di fuori o da fuori area, o comunque gol di grande fattura, per cui mi sono divertito. Infine Udinese-Genoa, il Genoa ormai ragazzi ha staccato la spina, qua ho preso sia l'1x sia l'1 più over 1,5, però non ho preso il gol, entrambe le squadre segnano. Per il marcatore avevo consigliato Duvan Zapata ha segnato, Duvan Zapata che in un momento di forma strabiliante fa un gol della Madonna, l'Udinese ha strameritato la vittoria, 3-0 demolito il Genoa, Mandorlini per me andrà a casa, o prima della fine della stagione o comunque a fine stagione, ma andrà a casa perché questo Genoa non se può più vede, mentre l'Udinese se l'anno prossimo riconfermerà il mister del Neri potrà arrivare anche in Europa non vendendo nessuno, perché sta dimostrando di poter giocare veramente molto bene. Per quanto comunque riguarda il mio pronostico, io praticamente ho preso 9 su 10 facili, 8 su 10 medie e 4 su 10, quindi questa è un pochino meno le difficili, ho preso un risultato esatto e va benissimo, ho preso 4 marcatori su 10 e mi va bene perché 4 marcatori sono tantissimi. Fatemi sapere voi qui sulle cose che pensate della giornata di Serie A e dei miei pronostici. Io vi ricordo che in giornata uscirà anche i pronostici della Champions League e la reazione dei tifosi del Barcellona al sorteggio contro la Juventus. Io vi ringrazio per la visione, buon Shalalale e ci vediamo come sempre ad un prossimo video.